adesso, ci trasferiamo alla Camera dei Deputati perché c'è una seduta, qualcuno ce l'ha segnalato, è arrivata la segnalazione via email, andiamo a ascoltarci. Allora a questo punto, in questo momento c'è Massimo Enrico Corsaro, Gruppo Misto Fratelli d'Italia, ma ha già finito, così lo vedete anche il nome. Andiamo a sentire dalla viva e vibrante voce dei deputati alla Camera, alla Camera. Vediamo. Grazie Presidente, Ministri e colleghi. Oggi con questa risoluzione il Parlamento ha mandato al Governo per redigere un decreto che consenta il pagamento di una parte di debiti commerciali della pubblica amministrazione nell'ordine di 20 miliardi per ciascuna delle annualità 2013 e 2014, con relativi benefici per il sistema delle imprese e per le condizioni di liquidità all'interno del sistema economico nazionale. Occorre sottolineare alcuni aspetti. Secondo le ultime stime della Banca d'Italia, i debiti commerciali della pubblica amministrazione ammonterebbero a 91 miliardi alla fine del 2011, la cui composizione vedrebbe particolari incidenze sul fatturato del settore delle costruzioni. Non solo la quantificazione è poco affidabile, ma risulta per nulla esaustiva. Del tutto assente la quantificazione del 2012, mentre quella del 2011 è basata su un limitato campione non rappresentativo del tessuto industriale italiano. Di questi crediti, una parte, il 10% per la Banca d'Italia, è stato già ceduto dalle imprese e intermediari finanziari, con le forme prosoluto e prosolvendo a seconda dei casi. Ciò significa che possiamo ragionevolmente ritenere che l'ammontare dei debiti corrisponda a un'immediata immissione di liquidità nel sistema economico per quelli in mano alle imprese, mentre per i pagamenti che finiscono nel sistema creditizio l'efficacia dell'operazione è incerta e in quanto l'immissione di liquidità risulta essere indiretta. Occorre ricordare, Presidente, che il Decreto Legislativo 192 del 2012, recependo la direttiva europea, fissava in 30 giorni il pagamento dei crediti ordinari della pubblica amministrazione e in 60 giorni il regolamento per casi eccezionali. Tale decreto è stato del tutto disatteso. Le ragioni sono riconducibili da un lato alla difficoltà di certificare i crediti, che ha scoraggiato moltissime imprese a presentare le relative domande, e dall'altro ai ritardi nella messa a punto della piattaforma informatica. Non è un paese civile quello in cui si permette che decine e decine di migliaia di imprese sane e efficienti si trovano in seria crisi di liquidità per il perpetrare di inefficienze e malfunzionamento della macchina amministrativa. Non è un paese a cui sta a cuore il futuro dei suoi cittadini quello in cui ci si limita al mero rispetto contabile di alcuni dubbi principi numerici. Invece la politica, e in particolare modo la politica economica, si dovrebbe occupare di realizzare obiettivi di benessere, di piena occupazione, di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, come ci ricorda la nostra Costituzione. Ma così non è stato, anzi, ancora una volta è stato messo in primo piano solo il mero principio contabile invece che la salvaguardia del concetto economico di impresa, il cui scopo ultimo è quello di generare economia reale e non finanziaria o bancaria. Cari colleghi, ci sembra che gli ultimi governi si siano più comportati come una classe di piccoli ragionieri intenti a svolgere il compito assegnatogli dall'Europa invece che ricercare soluzioni per l'Italia, cosa che contraddistinguerebbe un politico da un ragioniere. Com'è possibile governare un paese che puntualmente disattende gli elementi le più elementari regole di adempimenti contrattuali? E com'è possibile che ciò inneschi un circuito economico virtuoso basato sull'affidabilità delle parti in causa? Ma torniamo alla risoluzione. La manovra oggetto dello studio della Commissione speciale sarà finanziata da una nuova emissione di debito pubblico che avrà un forte impatto sull'indebitamento netto, vicinissimo al meno 3%, ipotizzato al 2,9%. Soglia che, qualora superata, comporterebbe la non applicabilità della mini Golden Rule.
Considerato il troppo spesso verificato pressapochismo delle stime governative, ci rendiamo conto dell'effettiva rischiosità degli scenari che potrebbero profilarsi? Siamo sull'orlo del precipizio e voi ne siete responsabili. Il Movimento 5 Stelle è fermamente convinto che sia giunta l'ora di procedere al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, ma non è pienamente d'accordo nelle modalità dell'operazione. Il Fiscal Compact e il Fondo Salva Stati sono impegni troppo gravosi e non volti alla ripresa dell'economia italiana, che è la vera urgenza del Paese. Pensate che questo l'ha capito anche la rigorosa Germania, bloccando tramite la Camera dei Länder il Fiscal Compact. Questa politica monetaria europea, basata sui principi di austerity e rigore, è troppo miope e lontana dai principi di unione e di salvaguardia dei cittadini. Il problema di fondo non è quello di inseguire la crisi, ma di decidere se si vuole cambiare radicalmente le politiche economiche europee, seguendo basilari principi di logica economica e di benessere sociale, o continuare con queste politiche di crescita insostenibili e fallimentari. Certo è che in questo stato di non decisione rispetto a una politica economica europea, i cittadini pagano un prezzo altissimo. Fino a che sarà più conveniente investire nei mercati finanziari piuttosto che nell'economia reale, le nostre imprese continueranno a morire di credit crunch, invece di avere particolare impatto sullo sviluppo economico nei territori e sulla cura e la manutenzione delle risorse e dei beni pubblici a livello locale. L'esempio di Cipro, ormai già passato nel silenzio delle cronache, rappresenta la disfatta economica e democratica di una nazione, avvenuta non attraverso armi, ma in modo subdolo e surrettizio attraverso politiche finanziarie europee. Ci proponiamo, Presidente, di dare risposta a questi quesiti attraverso l'apertura di un tavolo di lavoro presso la Camera per poter, una volta per tutte, ridiscutere le clausole di rigore e la cecità di questo sistema Europa, superando questo tabù ed affrontando le conseguenze a esse collegate, come già fatto da altri Paesi. Al Movimento 5 Stelle preme fortemente che alle imprese italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, cuore pulsante della nostra economia, vengano saldati i propri crediti, dando respiro alla produttività della parte sana del sistema imprenditoriale italiano. Pertanto il nostro lavoro all'interno della Commissione Speciale ha voluto significare l'inserimento dei seguenti punti fondamentali all'interno della risoluzione di maggioranza, volti a vigilare che ciò avvenga nel modo più trasparente possibile. Le imprese prima delle banche, la trasparenza e la pubblicità, l'economia prima di quella finanziaria, l'economia locale e non quella delle grandi opere, la distribuzione dei flussi di denaro secondo equità e solidarietà. Vi ricordiamo, cari colleghi, che il Parlamento, votando oggi questa risoluzione di maggioranza, si impegna a garantire tutto questo per assicurare l'avvio di un circuito virtuoso che garantirà, attraverso benessere sociale, che nessuno rimanga indietro. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Baretta. Ne ha facoltà. Beh, fa un certo effetto sentire parlare una eletta 5 Stelle e il presidente, in questo caso il presidente pro tempore era appunto Di Maio, un altro del Movimento 5 Stelle. Che differenza avete notato? Vediamo le prime differenze che saltano rispetto insomma, ai vecchi politici, nelle modalità, nelle parole dette, nel tono, nel fatto di leggere delle cose che hanno scritto loro stessi, non scritte da qualcun altro. Paolo dice: se parlate sempre così, vi amo. Continuiamo così, io vi ho votato e lo rifarò, dice Anto. Cazzuta Laura, dai, dice Giorgio Catalano. Finalmente siamo riusciti a parlare anche di austerity, di fiscal compact. Ma guardate questo qua a fianco che si fa portare l'acqua con la boccettina. Ma vai a prendertela l'acqua, va che fai due passi che sarebbe anche il caso. Tra l'altro sto parlando con un po' dei ragazzi deputati del Movimento 5 Stelle e mi stanno dicendo che li amano tutti, i messi, le persone al guardaroba, gli assistenti, perché semplicemente sono persone come me, come
come voi, gentili, e quindi con gli inservienti, con le persone, con quelli che lavorano dentro ai ministeri, si comportano i ragazzi del Movimento 5 Stelle e le ragazze del Movimento 5 Stelle esattamente come farebbero per la strada in un bar, quindi con educazione. E siccome non sono abituati questi dipendenti del ministero, li stanno amando alla follia. Ovviamente davanti agli altri sono molto formali, poi però sotto sotto ci dicono: ragazzi, andate avanti, fate di tutto perché qua non ne possiamo più, vi abbiamo votato tutti, mandateli a casa tutti. Quindi questo lo dicono proprio le persone che lavorano dentro al ministero, quindi sappiate che i nostri ragazzi si stanno conquistando anche la fiducia con questi modi, anche delle persone che lavorano lì da tanti anni, che è vero, sono state magari messe lì dai vecchi partiti, però sono persone, sono famiglie, sono uomini e donne che vanno rispettati, anche perché da come ci sono arrivati, sono i primi commenti anche dei nostri eletti, ci sono moltissime persone stracompetenti. È vero, forse appartengono a una casta, forse saranno strapagati, bisognerà limitare e limare molto anche i loro stipendi per abbattere i costi della casta nel suo complesso, ma sicuramente ci sono delle differenze. Vedo che avete apprezzato molto, ci sono molti commenti, provo a leggerli, ma siamo ritornati alla nostra vecchia chat ed è ovviamente molto lenta. Con la Castelli non ho dormito. Fuori dall'euro subito, dice Claudio. Cazzo, ripensando a quanto detto finora dagli altri deputati, mi è sembrato di assistere al momento della lettura dei temi dati per compito ai ragazzi delle medie per le vacanze di Natale. La rabbia che provo mi fa venire il vomito. Finalmente qualcuno che parla della realtà. Lottiamo per il reddito di cittadinanza, sono d'accordo, discuss. Ginalda dice: parla come mangia, ovvero come noi. Effetto pulito lo chiama Angelo, di Pisse la ride e basta. I 5 Stelle sanno parlare, dice Fabio Belfiore. Tutti preparano i discorsi, perché lei non dovrebbe? Infatti lo ha preparato, la differenza è che appunto se l'è scritto lei, perché si vedeva che erano parole scritte dalla stessa persona che le leggeva. Sembrano meno costruiti, meno attori della politica, direi per nulla, Herman. Bravi, dice Valentina. Faccio una fatica immane a leggere la chat, si è di nuovo piantata, adesso chiediamo di refresharla.